Eccoci qua, buongiorno Maurizio Poli. Una domanda che ci viene dal mondo social, eccetera. Nella firma va prima il nome o il cognome? Ah, questa è una domanda interessante. Ad esempio, va Mario Rossi o Rossi Mario? C'è l'abitudine nell'immediato dopoguerra, dal 30 al 40, anni 50, fine anni 50, che quando si andava a un colloquio di lavoro o si doveva porre una firma su un atto pubblico, prima andava il cognome e poi il nome. Ma l'ordinamento è cambiato, il codice civile è intervenuto su questo aspetto qua e soprattutto ha normato precisamente l'articolo 6 del codice civile, comma 2, stabilisce che prima va il nome, il prenome e poi il cognome, cioè il nucleo di appartenenza, la famiglia di appartenenza. Questo va stabilito proprio dal codice civile. A meno, può capitare che un modulo sia già prestampato, indichi esattamente, voglio prima il cognome, poi il nome, va bene. Ma la firma su assegni, su contratti, su tutto quello che è la nostra vita quotidiana di affari, eccetera, prevede prima il nome, poi il cognome. Questa è la normativa che prevede. Ci sono alcuni casi in cui è previsto prima il cognome, ad esempio il codice fiscale va prima il cognome per poi identificare esattamente la stringa del nostro codice civile, il codice fiscale che ci identifica esattamente. Quindi il cognome in questo caso ha la precedenza. In alcuni determinati contratti può prevedere diversamente, ma sono casi non necessari, non tantissimi. Può capitare, dice che la firma, prima il cognome e poi il nome, venga considerata nulla. No, non è considerata nulla. Al massimo, ma sono rari i casi, si possono chiedere di rifare la firma con nome e cognome. Quindi non perde validità il porre prima il cognome. Ricordiamoci sempre che il codice civile ha normato questa cosa, quindi il rebus è stato risolto, non è Rossi Mario nella firma, ma Mario Rossi. E alla prossima, visitate il nostro sito www.mauriziopoli.it e ricordate sempre che il risparmio di oggi è il pane di domani.